Buonasera dalla Pala Poli, da Paolo Pisani e Franco De Florio. Joe Raphael ha fatto un grande campionato fino ad adesso, però ci dispiace veramente per il suo infortunio alla caviglia dell'ultima partita, però quest'anno il Molfetta ha quattro bande più o meno allo stesso livello e quindi diciamo viene assorbita questa assenza. Sono due. Bruno Vettori mette giù un pallone difeso, ancora Hernandez, Murato ricostruisce Molfetta, spettacolare, ancora un cubano, giù il pallone del 5-3, Erwin Gapetti, grande servizio De Pandis, ottima la ricezione, Hernandez, Murato, Nikic. Da Nikic, che non è tra l'altro uno dei più alti del Modena, ma evidentemente Hernandez non è ancora entrato in partita. Siamo a meno 9 dalla conclusione di questo primo set, sempre molto delicato negli equilibri di una partita del genere. Rocco Barone, sì. Gapet chiamato dalla parte opposta, difeso, palla difficile in Bagern, randazzo, palla altissima, può ricostruire Hernandez, appoggia soltanto e block out di su Candellaro, ma Candellaro gli fotografa in faccia la palla a Gapet. E vediamo se la solita regola non scritta dell'errore dopo il time out viene confermata, con Arezzuelo al servizio, Nastro non forza, difficoltà per Rossini, Vettori non passa, muro di Barone che era al centro di un bellissimo muro a tre. E attenzione al servizio di Modena, palla importantissima per Molfetta, Fedrizzi non chiude e grande occasione sciupata, free ball, Gapet a mio avviso, ed il campione, infatti, parità Molfetta. Palla corta, difficile, randazzo, Hernandez, può ricostruire Modena, in palleggio per Gapet, palla spinta, in palleggio, palla dietro, difficile per Randazzo, Bruno firma l'1-0 per DHL, una che palla, chiude il set sul 27-25. Analogie con la partita contro la Lube, perché fu perso quel set 30-28 dopo parecchi set point anche per Molfetta, e quindi Franco, cosa pensi che possa accadere nelle menti dei ragazzi molfettesi, perché queste cose capitano per una seconda volta consecutiva? Con Bruno in palleggio, ma così per Candellaro, in Bagan, palla scontata per terzo tocco, va appoggiato per Hernandez, poi si spingono, va giù, azione confusa dalla parte di Molfetta, che però difende l'attacco di Luca Sadkamp, Hernandez, pallone ancora in campo molfettese, Arezzuelo, e all'attacco di Fedrizzi, porta a casa il punto per i ragazzi di casa, domenica scorsa, Molfetta più uno, Nastro che accomoda su Nikic, Bruno, Vettori, Murato, palla ancora dalla parte di Modena, ancora Vettori, stringe la diagonale, firma la parità. De Pandis, Arezzuelo dietro, Hernandez fermato, punto recuperato con la gran difesa di Fedrizzi, Hernandez, se la prima parte del punto anche di Fedrizzi, sì. Del cambio palla, Randazzo forzerà sicuramente, Rossini diceva bene, Bruno chiama la la palla pipe. Non è passata, eppure l'arbitro dice così, chiama la pipe di Erwin Gapet, che ha dato il tocco, e pertanto il francesone di DHL firma il 25-22 e il 2-0 per la formazione di Lorenzetti. Sta per avere inizio il terzo set, set nel quale Modena porterà e tenterà di portare a casa l'intera posta in palio. Nel secondo set ha attaccato per il 36% su 11 palle, insomma è una percentuale bassa per i suoi standard. Questa volta il duo magico brasiliano Bruno Lucas firma il 4-2. Corto, difficoltà, palla dalla parte opposta, possibilità ancora del più 2. Vettori firma questo che ho detto appena adesso, più 2 per Modena. Corto, vede che soffre Molfetta, lo ripetono. Sì. Muro, però non si può non difendere queste palle. Eh beh, sì. Eh no, perché viene ribattuta dal muro
in maniera lenta. Il secondo dietro De Pannis, è chiaro. Gapet, pallonetto. Ah, mamma mia. Anche questo forse dipendibile, questo, ma sia sì. Arezzuelo che Randazzo erano chilometri. Però questo indietro. Sì, molto meno difendibile. Bravo il Gapet ad effettuare questo pallonetto. Ma dietro ci sono i ricettori di Modena, eh? Infatti il blockout di Vettori sulla testa. Controtempo di Vettori positivo. E 20-25 finisce il cammino delle due squadre qui su questo terzo set, 25-27, 22-25, 20-25. Applausi per le due formazioni che hanno giocato una partita sicuramente intensa.